Buongiorno a tutti, oggi finalmente inauguriamo il nuovo dearsenificatore, un'opera molto importante perché ci permetterà di affrontare in maniera più serena questa parte finale dell'estate e quindi di avere più acqua a disposizione. Un'opera fondamentale sulla quale abbiamo lavorato sin dai primi giorni del nostro insediamento, quindi voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato costantemente per far sì che questa opera fosse inaugurata nel minor tempo possibile, quindi tutti i dipendenti comunali, i dipendenti della Flavia Acque, la dottoressa Zaccagnini e De Luca che hanno collaborato in maniera, insomma, si sono messe a disposizione per rilasciare i nulla osta necessari, e il consigliere Moretti, l'assessore De Santis e i tecnici della Flavia, l'ingegner Pravato. Veramente è stato un lavoro corale e grazie al gioco di squadra quest'opera oggi è finalmente in funzione, quindi speriamo, insomma, che attraverso questo intervento si riesca appunto a risolvere definitivamente il problema e avere un approvvigionamento di acqua sufficiente per i residenti e soprattutto per i turisti che da qui alla fine dell'estate popoleranno la nostra città. Allora, siamo qui a Casali di Vaccina, dove la Dispoli ha il suo grande serbatoio di accumulo dell'acqua e dove arrivano i nostri due acquedotti, uno che viene dal Pozzo di Statua e l'altro dalle sorgenti di Castel Giuliano. È in fase di ultimazione l'impianto di dearsenificazione che dovrà contribuire a rendere potabile l'acqua che proviene dalle fonti di Castel Giuliano. Queste acque sono di natura vulcanica e quindi contengono parecchio arsenico, al di sopra della norma consentita. Con questo impianto riusciremo a depurare circa 40 litri secondo di acqua, che potranno poi essere miscelati con gli altri che provengono dall'altro pozzo. In questo modo la Dispoli, anche nei periodi di maggiore richiesta, come questo durante l'estate, anche in fase siccitosa, come quella che stiamo attraversando, potrà disporre di una sufficiente quantità d'acqua che dovrebbe risolvere definitivamente il problema delle interruzioni di fornitura idrica, in particolare durante i fine settimana e nelle ore serali. Questo è solo un primo passo, perché stiamo mettendo in campo altri provvedimenti, e compresa la realizzazione di un secondo pozzo nella località Statua. Crediamo che questa sia la strada giusta, l'impegno economico è stato molto molto abbordabile, addirittura riusciremo a risparmiare una cifra considerevole che ci ha consentito di pagare appunto questo impianto, che era quella che annualmente pagavamo all'ACEA per la fornitura d'acqua supplementare. Intendiamo andare verso l'autonomia idrica, questo è il nostro obiettivo, perché semmai in futuro la Dispoli dovesse essere obbligata ad entrare sotto la gestione ACEA, comunque lo farà con un impianto di fornitura dell'acqua pienamente autonomo e non saremo a rischio dalla cattiva gestione. Questo è quello che intendiamo fare per la città di La Dispoli.